Ora presenteremo gli ultimi due canti della corale. Il primo canto che facciamo è ancora un canto del periodo di Pasqua, è proprio il canto tipico, caratteristico della domenica di Pasqua, il Vitve Pascali Laves, che si può definire come una lettura giunta. Infatti viene chiamata la sequenza di Pasqua, perché viene letta o cantata subito dopo la seconda lettura e prima del Vangelo. È il Vitve Pascali che racconta un po' la storia delle donne che di buon mattino vanno alla tomba di Gesù dove era stato sepolto e la trovano vuota, trovano soltanto, come dice il testo, il sudario e le vesti. E infatti si resero conto che era una cosa eccezionale e corsero subito, come dice il Vangelo, a avvisare gli apostoli. E infatti San Pietro e San Giovanni corsero subito a vedere quello che era successo. Infatti si dice che le belle donne furono le prime testimoni della risurrezione del Signore. Il canto che faremo dopo invece non è un canto pasquale, è un canto particolare, perché è un canto di un autore al quale noi come coro siamo stati sempre molto legati. È Michele Bonfitto, che ci ha lasciati e è scomparso nel mese di ottobre scorso. E per questo abbiamo rispolverato questo canto che lui compose nel 1273 per l'esegue che venisse di qui all'esegue dell'arcivescovo Tornini, che era l'arcivescovo di Catalogna. Quindi è un canto, diciamo, di suffragio, e quindi lo facciamo volentieri stasera, e per ricordare questo autore, come ho detto, al quale siamo molto legati, e per rendere omaggio, e anche dato che è una preghiera